Questa mappa permette di vedere in tempo reale gli effetti degli eventi naturali estremi sulle infrastrutture del nostro paese. Ciao, sono un ricercatore dell'ENEA e oggi vi porto nel laboratorio di infrastrutture critiche, dove tra le altre cose ci occupiamo di valutare gli impatti di questi eventi naturali sulle infrastrutture e studiare anche degli strumenti per il supporto decisionale. Il territorio italiano è caratterizzato da numerose pericolosità naturali, terremoti, frane, alluvioni ed altro ancora. Questi eventi naturali estremi, specialmente quelli collegati ai cambiamenti climatici, sono aumentati in frequenza e in intensità. Basti pensare che nel 2023 si sono registrati ben 378 eventi estremi, il 22% in più rispetto all'anno precedente, con impatti, come possiamo immaginare, anche notevoli in termini economici sul patrimonio costruito e sulle infrastrutture. E per questo motivo che abbiamo sviluppato questa piattaforma che si chiama CIPCAST, che mette insieme le mappe delle pericolosità naturali e la localizzazione delle infrastrutture sul nostro territorio attraverso un approccio geografico che si chiama GIS, Geographic Information System, in cui è possibile avere una visione d'insieme delle pericolosità naturali e della localizzazione delle infrastrutture critiche. Oltre a questo, abbiamo anche sviluppato una piattaforma che si chiama CIPCAST Earthquake Simulator, che consente di simulare degli eventi sismici a partire dai dati di terremoti realmente verificatisi. In questo caso l'obiettivo è quello di studiare e creare uno scenario di danno nel caso in cui si verifichi un terremoto in una certa zona e vedere gli impatti sugli edifici e sulle infrastrutture. Anche in questo caso le mappe sono molto utili perché offrono una chiara visione d'insieme, ma soprattutto poi i risultati in termini di scenario di danno possono essere utilizzati per esempio per migliorare la resilienza delle infrastrutture oppure per suggerire delle contromisure o dei piani di adeguamento in caso di calamità naturale.